Take a moment right here, feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Ciao a tutti, io sono Princess, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è il 3 aprile ed è anche il giorno del Dance Festival, quindi è una competizione di danza, però di solito le mie competizioni sono con il mio gruppo di danza, mentre questa competizione è la seconda competizione che facciamo con il college, quindi con la scuola in cui vado. Quindi un gruppo di noi facciamo danza dopo scuola il venerdì, ogni venerdì, e ci alleniamo per le competizioni e oggi è una di quelle competizioni. Oggi facciamo due balli, uno è Wades in the Water, che abbiamo fatto nell'ultima competizione, quindi la rifacciamo, e il secondo ballo è un ballo hip hop che ha coreografato una ragazza nel nostro gruppo. È nell'anno 13, io sono nell'anno 12, quindi ha un anno in più di me, e ha coreografato il gruppo di hip hop, quindi non vedo l'ora di farlo, sono stra-eccitata, adoro quel ballo. E adesso sono le 11 credo, dobbiamo essere là per le 12:30 e quindi lascerò qua alle 12 e camminerò là perché il posto non è così tanto lontano da casa mia. E sì, sono stra-eccitata, come avete visto ho già il setto rosso. Ci dovevamo fare il make-up, quindi tutto il viso di trucco, però non me lo sento di fare perché io odio truccarmi per le competizioni di danza, perché dopo comincio a sudare, dopo trucco dappertutto, lo odio, quindi mi sono solo fatta il rossetto rosso e i capelli devono essere un low ponytail come adesso. E ho anche finito di fare il mio cibo per oggi e anche la mia borsa, quindi ve la faccio vedere adesso. Ok, sono qua con la borsa, cioè con lo zaino che porterò con me, zaino del ISPAC che usavo in prima media. Spero veramente di non dimenticarmi nulla perché non posso dimenticarmi nulla. Allora, come ho detto prima, facciamo due balli oggi, quindi due costumi diversi. Però alcuni pezzi del costume ce l'ha il nostro prof di danza, quindi dobbiamo solo avere una parte del costume e ve lo farò vedere adesso. Quindi per il ballo dei hip hop ci serve una crop top e pantaloncini, e la crop top ce l'ho io qua dentro e i pantaloncini ce l'ha il nostro prof. E ci serve per il ballo contemporaneo ci serve un leotard, quindi sono uno di questi che indossano i ballerini, pantaloncini neri che li sto indossando entrambi adesso, e ci serve anche una maglia, cioè tipo un shirt bianco, quindi ce l'ho quello anche qua dentro, e indosseremo quello con una gonna che ce l'ha il nostro prof. Poi ho questo con dei extra, quindi ho dei extra pantaloncini e dei calzini extra, perché porto sempre degli extra perché non si sa mai se qualcuno non ha i pantaloncini, se non ce ne sono abbastanza, se non ci stanno i pantaloncini non si sa mai, quindi porto sempre degli extra. Poi passiamo al cibo. Allora, con me qua dentro ho un'insalata perché dobbiamo mangiare sano, ragazzi. Quindi ho questo con un'insalata e l'ho comprato da Tesco ieri. E quindi qua ho il coso qua sopra e l'insalata dentro. E anche il salad dressing. E viene anche con una forchetta là. E sì, un'insalata. E per un snack, perché poi dovremo finire per tipo le 5, quindi non è che durerà così tanto. Però per un snack ho dei popcorns che ho fatto stamattina e anche una banana. E quindi metterò questo dentro la mia borsa in questo momento. Poi ho una bottiglia d'acqua che dovrò andare a mettere un po' più d'acqua qua dentro, perché dobbiamo bere un sacco d'acqua perché è una competizione di danza. Poi ho il mio make-up bag con dei trucchi, essential trucchi, che poi non userò niente a parte il rossetto se mi si va via, perché ovviamente non mi sono truccata oggi. E penso che sia tutto. Qua ho dei extra elastici per i capelli e metterò, cioè nella tasca piccola, metterò anche il mio caricatore e il mio purse con dei soldi, perché non si sa mai. Credo che sia tutto.
Mi sono dimenticata di far vedere che ho anche un can di tango che ho preso da lavoro ieri, perché ho finito il lavoro tipo alle 1 di mattina. Non so. Una bibita da bere se mi serve. Quindi metto quello qua dentro. E questo è il mio zaino. Ops. Che poi non mi servono le scarpe di danza, perché facciamo barefoot, quindi balliamo con i piedi nudi. E per il ballo di hip hop ci servono dei calzini bianchi lunghi, che ce li ho adesso. E quindi non mi servono scarpe di danza, non mi servono calze di danza, perché saremo dei pantaloncini neri sotto per il ballo di contemporaneo. E sì, quello è tutto. E tra tipo 20 minuti comincerò a camminare per andare là. Adesso sto per andare, sono pronta, ho lo zaino con me. E adesso andiamo, qua c'è mia sorella. Sì, adesso andiamo. Sometimes and I can't seem to find a light between... Hey guys, back again. Dance competition vlog. Ready for the first dance, which is Wade in the Water. And then and the second dance is a hip hop dance. Let's all do a leg hold. 3, 2, 1, go. For myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. We came second! Came second on the hip hop. Did not place on the contemporary, but it's fine. It's fine. This is the wrong song. Hi. We haven't given that my attention. Abbiamo finito la competizione e il gruppo di contemporaneo non ha placed, però quello di hip hop ha fatto il secondo ed era contro un bel po' di gruppi, quindi stai citati. Danke schön. Bye Madi. Bye. Auf Wiedersehen. Sono tornata a casa e mi sono tolto il rossetto rosso, che non mi piaceva così tanto. Però sì, abbiamo vinto il secondo posto per il gruppo di hip hop. È la prima volta che balliamo questo gruppo in una competizione, quindi... benissimo per il nostro gruppo, e spero che vi sia piaciuto quel vlog. Lasciate un like e commentate, e noi ci vedremo nel mio prossimo video. Bye! I think this will...